Well, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Dexter e oggi ragazzi siamo in un nuovo video di Clash Royale. Allora ragazzi, intanto perdonatemi se negli scorsi 2 giorni non sono usciti video, ma ho avuto tanto da fare sia con la scuola che in generale non ho avuto tempo e quindi ragazzi non sono usciti video. Però vi invito a venire stasera nel canale perché molto probabilmente sarò in live. E per appunto andare a continuare un po' le nostre sfide di Fortnite, visto che sta per finire il capitolo e ci tengo ad arrivare almeno al livello 60-70, che secondo me non è male, almeno dato che ho ricominciato a giocare da una settimana e mezzo, due, quindi non male secondo me essere a livello 70-80. Detto questo, vi ricordo che io ho ancora qui l'ultimo premio del pass da andare a ritirare. Ho aspettato un bel po' di giorni, però adesso ragazzi lo possiamo finalmente andare a ritirare, non vedevo l'ora. 3 jolly su 4, anzi 4 su 4 addirittura, abbiamo 4 jolly leggendari ragazzi, mica poca roba, E ci prendiamo anche questo libro delle carte rare. Allora ragazzi, in questo video andremo a maxare la Valchiria. Ce l'ho al 13, è da un bel po' che sta aspettando di essere maxata. E ragazzi, perché ho scelto lei? Perché intanto la strega è una buonissima truppa per difendere, ma anche per attaccare. Al 14, con gli scheletrini al 14 inoltre, sarebbe stata una bestia. Ma che cosa ho notato? Ho fatto un sondaggio sul mio gruppo WhatsApp riguardante appunto il mio canale, dove ogni tanto faccio dei sondaggi, e praticamente tutti hanno votato per la strega, ma io do diciamo prevalenza ai sondaggi che faccio direttamente qui su YouTube. Infatti nella sezione community nel canale l'altro giorno è uscito il sondaggio in cui vi chiedevo se sarei dovuto andare a maxare la strega o la Valchiria secondo voi, e ben l'83% di voi ha votato per la Valchiria. Proprio per questo ragazzi ho detto, ma sì, andiamo a maxarci la Valchiria, anche perché è una buonissima difesa, e anche se ti prende la torre ragazzi, stessa roba della strega, veramente sgravata. Quindi ragazzi ci andiamo a maxare la strega, la Valchiria, perdonatemi, con cosa? Con la monetozza magica, in modo tale che io arrivi a 100.000 di oro e mi potrò maxare anche la strega. Non credo in questa season perché sta per finire questa stagione, però comunque entro la prossima stagione dovrei riuscire a maxarla, perché secondo me ragazzi la strega è veramente fondamentale nel mio deck, ed è fondamentale il domatore che ho ancora troppo basso ragazzi, lo sto richiedendo per portarlo a 12, e poi nella prossima season ho l'obiettivo di maxarla, perché se no veramente finiamo male. Quindi raga, io direi andiamo a maxarci la Valchiria, perché se no qua non riesco più a salire. Eccola qui, e l'abbiamo maxata, livello 14, più 32 di danno d'aria, più 22 di danni al secondo, e ben più 235 di punti ferita. Quindi raga, ha molta più salute, mica poca roba. Ok, sono contentissimo di averla maxata, e la prossima sarà ovviamente la strega. E poi nel prossimo video ragazzi, vi spoilerò già, andremo a portarci a livello stellare 2 il cannone. Ho deciso che carta maxare, perché al 2 è veramente bellissimo rispetto all'1 che praticamente ha solo il nome, se non erro, che è dorato. Esatto, vedete, per il resto è uguale, identico. Quindi adesso io direi ci andiamo a fare una partitazza al volo con la strega, con la Valchiria maxata. Niente, la confondo sempre, non ce la faccio, sono stupido oggi. Allora. Livello 12. Come vedete sto a 5.400 coppe. Il mio record, ragazzi, è stato di 5.430 coppe. Che non è male, secondo me. Non è male perché finora il mio record è stato di 5.200 in questa season. Pur non avendo giocato moltissimo, e sono riuscito comunque ad ottenere un buon risultato secondo me, quindi non male. Ecco, Valchiria al 14, che madonna me l'hanno disintegrata. Però ho difeso, la strega metà vita e anche più ce l'ha. Io direi attacchiamo col domatore, evitiamo che la uccidano e siamo a posto. Ok. Allora,
Poteva andare molto meglio, ma poteva andare secondo me anche molto molto peggio. Io direi per ora quella lasciamola perdere, perché altrimenti... no, scherzavo. Perché se mi mette anche la gang di Goblin, allora diventa un problemino. Diventa un problemino bello grande. E... va bene, va bene, va bene, va bene. Allora. Allora. Secondo me questa partita si può fare. Secondo me questa partita si può fare, perché comunque... diciamo che lui ha delle carte che se mi impegno riesco anche a contrastare. Però faccio un po' di fatica, quindi stiamo attenti. Quella lì mi fa un danno incredibile, ma la devo lasciare perché ho troppo poco elisir. Se tiro la fireball, merda. Ma cosa ho appena fatto? Ma sono un coglione, sono un coglione, sono un coglione. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Ok, sentite, io gli lascio la torre. Io gli lascio la torre. Immaginavo che facesse una cosa di questo genere. Sto sbagliando tutto. Sto sbagliando tutto. Perché come al solito, no, quando io faccio il video non sono concentrato, non so giocare. Poi però quando invece sono da solo faccio delle partite incredibili. Che bello. Che bello. Allora, però attenzione, adesso siamo messi abbastanza bene, devo dire, Siamo messi abbastanza bene. Immaginavo. Ok, molto bene. Molto molto bene. In realtà sta andando di merda, però vabbè. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Cosa sta succedendo, mio Dio? Guarda quella bastarda messa perfetta. Ok. Forse la torre la riesco a fare. Benissimo. Però lui ha fatto la seconda torre, non l'avevo neanche visto, e quindi l'abbiamo perso. E vabbè. È stato bello, è stato bello. Però, raga, è fortissima la Valchiria al 14, veramente OP. Cioè, è qualcosa di assurdo. Io ora sto andando a droppare tutte le coppe che ho fatto, ma non mi interessa, vi faccio vedere che appunto il mio record è stato di 5.430 trofei, quindi mica male. E bene, 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 bene. Quindi Valchiria maxata, come vi ho detto già, nel prossimo video andremo a portarci a livello stella 2 il cannone. Andiamo a fare un'ultima partita e poi concludo il video, raga, perché altrimenti dura troppo. Livello 10, ecco, hanno visto che continuo a perdere, quindi giustamente no, mi mettono i livelli 10 contro. Mi mettono i livelli 10. E va bene, allora. Mamma mia, vi giuro li ho messi per sbaglio lì. Volevo metterli a destra. Madò, ho fatto un perfect timing incredibile. Ok. Mi ha piazzato il domatore per sbaglio. Volevo fare il doma jump e per sbaglio ho fatto invece una cazzata. Questa è la mongolfiera. Quindi, volendo o non volendo, la Supercell mi vuole far perdere. Hanno visto che ho superato il mio record e quindi adesso vogliono che finisca male. Guarda, ti dirò, come direbbe Ciccio, per assurdo mi può andare bene. Per assurdo mi può andare bene. Io, guarda, vi giuro, sto trovando tante di quelle principesse, che è un qualcosa di incredibile. Non ce la faccio più, mi stanno sulle palle, incredibile. Veramente, raga, cioè, le principesse le soffro molto. Va benissimo quello che è successo. Ora, perché va benissimo? Perché adesso, orca merda, mi conviene fare così e fermo un po' il tutto. Io almeno un hit lo dovrei fare. Se non mi colpiva facevo due hit, era tanta roba. Mi conviene fare così perché altrimenti me la piglio nel capranti. Ti prego, strega. Vabbè. Se metteva gli scheletrini ce la potevo anche fare, ma non ce l'ho fatta. Non ce l'ha fatta a mettere gli scheletrini. Poi io tiro le cose a caso. E va bene. Raga, io mi merito di perdere perché non gioco bene. E quindi viceversa vado anche a perdere le partite. Che bello questo gioco. Comunque si nota, raga, che non gioco. Si nota che non gioco. Perché mi faccio quelle 2-3 partite al giorno, se tutto va bene. Perché a volte non gioco neanche. E quindi, raga, capite che è un po' difficile per me riuscire a giocare seriamente. E finché io non ho il deck maxato, non ci provo neanche
a fare il tentativo magari assurdo di raggiungere, che ne so, le 6.000 coppe, che per me sarebbe veramente un traguardo incredibile. Però secondo me per il mio deck forse è un po' infattibile, forse un po' infattibile. Quindi boh, non lo so. Comunque vorrei dire che ero pure counter, ma l'ho buttata completamente nel cesso. L'ho buttata completamente nel cesso perché sono ritardato e non so giocare, ragazzi, sono stupido, ma penso che questo si sia notato. E poi ovviamente, ripeto, quando sono off cam faccio delle partite assurde, mentre dopo, quando sto registrando, faccio delle pollate incredibili. Ma questo, raga, non succede solo a me, succede a tutti gli youtuber, quindi non mi stupisco neanche. Vabbè, abbiamo droppato una roba come 60 coppe, va bene così. L'importante è che ho fatto il contenuto per domani, che almeno, raga, mi scuso visto che non vi ho portato video in questi giorni. Vi ricordo, ragazzi, importantissimo, che domani, teoricamente, voi vedrete il video di venerdì, quindi teoricamente domani... mi raccomando, non mancate, perché alle ore 10 ci sarà l'evento finale del capitolo 2 di Fortnite. L'evento incredibile della Epic. Speriamo che non faili anche questo, perché altrimenti Fortnite è morto. E sarò in live con tanta gente, sarò in live con dei miei compagni di classe, sarò in live con Edoardo e anche con Angelo. Non potete non conoscerli, perché gli ultimi 3 video sono stati con loro, quindi se non li conoscete... mi raccomando, andatevi a beccare i video. Durante il video dovrei averveli messi nelle schede, teoricamente, i video che ho fatto con loro. Quindi andateveli a beccare se ve li siete persi. E quindi mi raccomando, ragazzi, non mancate. Dovrei essere dalle 8.30 in live, forse anche prima. Facciamo una mega maratona dalle 18, vediamo una roba del genere, se riesco a farlo. Mi raccomando, ragazzi, mi raccomando, non mancate, perché ci sarà tanta gente, tanti ospiti e soprattutto... ci andremo a godere l'evento tutti quanti assieme e non vedo l'ora veramente, perché deve essere una figata assurda. Detto questo, ragazzi, mi sono dilungato fin troppo, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate il campanellino per non perdere nessun video, seguitemi sui social, trovate tutti i link in descrizione, ci vediamo domani sera e forse anche stasera in live e niente, bella ragazzi.